Non dire al tuo prossimo, va, ripassa, te lo darò domani, se tu hai ciò che ti chiede. Non tramare il male contro il tuo prossimo, mentre egli dimora fiducioso presso di te. Non litigare senza motivo con nessuno, se non ti ha fatto nulla di male. Non invidiare l'uomo violento e non imitare affatto la sua condotta, perché il Signore ha in abominio il malvagio, mentre la sua amicizia è per i giusti. La maledizione del Signore è sulla casa del malvagio, mentre egli benedice la dimora dei giusti. Dei beffatti egli si fa beffe e agli umili concede la grazia. I saggi possiederanno onore, ma gli stolti riceveranno ignominia. Sia lodato, adorato, ringraziato ogni momento. Dio benedice i giusti, è il titolo di questa breve meditazione, di questa ora santa, la terza e l'ultima parte del terzo capitolo del libro dei Proverbi. Il cuore di questa meditazione è proprio questa espressione tolta da questi versetti: la maledizione del Signore è sulla casa del malvagio, mentre egli benedice la dimora dei giusti. Ora, queste espressioni certamente sono da intendere correttamente. Un giusto è semplicemente uno che accoglie nella sua vita il Signore e quello che Lui vuole. Sappiamo che nel nostro parlare comune si usa il termine aggiustare. Il giusto potremmo definirlo colui che si aggiusta alla volontà di Dio, quindi che è aperto, è ricettivo, è docile, sa e comprende che il Signore desidera una cosa, vuole una cosa, gradisce una cosa, volentieri si dispone a farlo. E questo può venire certamente a vari livelli, no? Il Signore, come dire, nella sua sapienza ha stabilito dei gradi differenti. Oggi celebriamo la festa di un grande santo, San Francesco d'Assisi. Se uno conosce la vita e le opere di questo grande santo, può anche, come dire, rimanere impressionato, no? Dice, mamma mia, ma chi ci arriva, insomma, a questa santità così grande? San Francesco neanche toccava i soldi, non voleva toccare i soldi, per quanto aveva ben compreso, a differenza purtroppo di noi, quanto possano essere maledetti veramente, ecco, i soldi, perché forieri di una montagna di male, ecco, come il Papa che ha scelto di portare il suo nome, ecco, non manca assiduamente di ricordarci, no? Ma non solo questo, insomma, la povertà di San Francesco era veramente eroica, neanche i francescani di oggi, insomma, riescono a stare dietro, pur avendo fatto i voti, insomma, è un modello tanto alto, no? Questo non deve stupirci, perché il Signore chiaramente ci dà dei margini. Chi è il giusto? Il giusto è quello che nella sua vita meno osserva la legge di Dio, 10 comandamenti, dall'1 al 10. È fedele ai doveri del proprio Stato. Un giusto sacerdote, ecco, adempie bene i doveri del proprio Stato di sacerdote. Un giusto sposo, una giusta sposa, un giusto papà, una giusta mamma adempiono bene i propri doveri di sposo, di sposa, di papà, di mamma. Nel mondo si lavora, bisogna lavorare in maniera onesta, possibilmente, anzi senza troppo possibilmente, rispettosa della legge di Dio sotto tutti i punti di vista. Non escluso una certa attenzione, ecco, come di recente ci ha ricordato il Papa, grazie a Dio pare che stiano prendendo in considerazione anche i politici con la salvaguardia, la custodia, il giorno del Signore, eccetera, no? Questo
il Signore lo chiede, chi scende al di sotto di questa soglia non può definirsi ingiusto. Ma allora non è che noi non dobbiamo intendere queste parole, dice, ah, la maledizione del Signore sugli empi, cioè una persona esce dalla legge di Dio e Dio con un atto intenzionale gli lancia una maledizione. Assolutamente. La maledizione del Signore sta sugli empi in questo senso, nel senso che appena si esce dalla divina volontà in maniera grave, ci si attira su di sé ogni male, d'accordo? Sotto tutti i punti di vista. Mentre quando si vive nella volontà di Dio, perché Dio ci manifesta i suoi voleri, non perché a Lui cambi qualcosa, ma perché cambia qualcosa a noi. Se io faccio quello che Dio mi dice, quello che Dio vuole, starò bene, ecco la benedizione. La benedizione potremmo anche, come dire, parafrasarla con quello che comunemente chiamiamo il benessere, ma non il benessere materiale, il benessere complessivo, no? Quante persone nostre contemporanee non stanno bene, non si sentono bene, a livello psicologico, a livello interiore, a livello spirituale, non soltanto perché non hanno sufficienti mezzi di sussistenza, ma perché non trovano pace, non trovano senso, non trovano speranza, non trovano la terra sotto i piedi, ecco, si dice in qualche parte della nostra bella Italia, no? Da cosa dipende questo? Questo è il grande messaggio dei libri sapienziali e della sapienza. Da cosa dipende? Vai a vedere e vedrai che sicuramente nella tua vita non sempre, o forse abbastanza di rado, sei vissuto dentro la legge di Dio. Ecco, poi dentro questo margine ci sono dei gradi. San Francesco è arrivato altissimo. Ce l'abbiamo anche dalle nostre montagne, no? Noi qui siamo a Sermoneta, siamo a 200 metri sul livello del mare. Il Monte Bianco è un po' più alto di Sermoneta, giusto? 3.000-4.000 metri, mi ricordo. E l'Everest dell'Himalaya? Sono un po' più alti ancora. Sono molto alti. È chiaro che più si va in alto, i monti sono ben alta, e più in qualche modo si beneficia della, chiamiamola benedizione, nel senso che abbiamo inteso che moltiplicando il bene, le buone opere, pensiamo a quanto bene lo ha fatto Francesco, no? Per esempio, non solo per la benedizione apostolica, San Francesco non è stato soltanto un grandissimo predicatore, ma anche per esempio con tutta la preghiera che ha fatto. San Francesco era fondamentalmente un uomo di preghiera e di orazione. Molti pensano ai padri medici, ai padri francescani e tutte queste cose, ma San Francesco è stato anzitutto un uomo di grandissima orazione. E la preghiera non è un fatto privato tra il santo e Dio, ma prega tanto, così lui sta in comunione con Dio, cioè sta in santa pace e gli altri che si avranno. No. Non è questo il senso della preghiera cristiana. La preghiera cristiana fa piovere la montagna, i benefici di tutti, coloro per i quali è offerto. La preghiera è sempre in qualche modo efficace. E travalica, vogliamo dire, il singolo che prega. Questo non dobbiamo dimenticare. Quindi la vita del giusto e la vita del santo va in alto, nel senso che benefice tantissime cose straordinarie e belle, certamente non senza voce e persecuzione, in questa vita sono un po' il nostro corredo, perché il nostro Signore ha avuto la croce e la persecuzione, ce l'hanno anche i suoi discepoli. Però certamente, se uno pensa a San Francesco, che cosa pensa? È un uomo realizzato, è stato un uomo felice nella vita terrena? O no? Certamente sì.
Allora, quindi con i proverbi, la meditazione di oggi, alcune, ricordiamo sempre che sono esortazioni dell'Antico Testamento, ancora non siamo giunti alla perfezione del Vangelo, no? Però anche qui, ecco, se già facessimo sempre queste cose, sarebbero tante belle cose. Non negare un beneficio a chi ne ha bisogno, se è il tuo potere di farlo. Ecco, beneficare vuol dire fare il bene. Anche qui ricordo ancora una volta, quante volte Papa Francesco ci ha esortato a dire: non basta dire, questa è un'espressione molto comune di molti cristiani, io non faccio niente di male. Ti devi chiedere: faccio tutto il bene possibile, mi adopero, mi impegno, d'accordo, per fare del bene a tutti i livelli. Anche fare una preghiera in più per il bene della Chiesa, per esempio adesso sappiamo che Papa ci ha detto: fai il rosario, fai la preghiera a San Michele Arcangelo e fai l'invocazione sotto un presidio. Non dobbiamo pensare al bene sempre come qualche cosa, come dire, di materiale o di pratico, no? Il bene può essere anche spirituale. Quindi facciamo quello che abbiamo il potere di fare, no? Quando il prossimo ci chiede aiuto, e qui si riferisce certamente anche all'elemosina molto concreta, non dire al tuo prossimo: vai, ripassi, te lo darò domani, sia ciò che ti chiede. Noi sappiamo che San Francesco scelse questo stile di vita, lui ogni giorno andava proprio a mendicare, perché non avendo niente, se qualcuno non gli dava qualcosa da mangiare, non mangiava. E il senso di questa vita qual è? Dice: oh, ma guarda, questi vanno in giro a fare gli accattoni, perché devono fare così? Devono fare così, primo perché loro stanno abbandonati alla provvidenza, secondo perché sono occasioni di esercizio delle virtù per tutti coloro da cui vanno. Vedi che bello, loro sono la testimonianza della provvidenza di Dio, e chi li aiuta può esercitare la carità e ricevere grande ricompensa in vita e dopo la vita del Signore. Non tramare il male contro il tuo prossimo mentre egli dimora fiducioso presso di te, ma anche quando non dimora presso di noi. Non tramiamo mai il male contro nessuno. Poi non litigare senza motivo con nessuno. La litigiosità, questo mettiamocelo bene in testa, non è un comportamento da Dio, nemmeno tra marito e moglie. Non si litiga, si dialoga, ma non si litiga. Non invidiare l'uomo violento, non parliamo, quindi se non si litiga, figuriamoci, la violenza non è solo quella fisica, la violenza è anche quella verbale, che a volte è peggiore di quella fisica. Dio non ama la violenza, anzi, nei Salmi c'è proprio scritto: egli odia chi ama la violenza. Anche questa espressione chiaramente non bisogna prenderla alla lettera, ma dire che Dio odia chi ama la violenza fa capire quanto egli proprio non approvi in nessun modo le metodologie violente. Il Signore è un abominio per il malvagio, no? Mentre la sua amicizia per i giusti. Anche qui l'Antico Testamento non distingue tra il peccato e il peccatore sempre, no? Ecco, Dio certamente detesta il male. Il malvagio, come dire, lo è in odio semplicemente in quanto fa il male, ma l'anima del malvagio Dio continua ad amarla e vuole salvarla, come sappiamo, no? E poi l'esortazione conclude con una, come dire, monito. Oggi il mondo è pieno di beffardi. Beffardi sono quelli che si fanno beffe dei buoni e anche della religione, li ridono, ecco, ne fanno veramente un certo di schermo. Però qui noi ascoltiamo che dei beffardi Dio si fa beffe. Noi abbiamo, gli uomini hanno l'arbitrio, la libertà anche di farsi beffe di Dio, di riderlo, della religione, lo fecero anche con Gesù, l'hanno coronato di spine, l'hanno fatto re di burla. Poi però bisogna vedere, quando questi si sono presentati dopo la morte dinanzi al nostro Signore, che faccia hanno fatto, no? Ma gli umili concede la grazia. San Francesco è stato un emblema di umiltà. Ancora i saggi possederanno onore, ma gli stolti riceveranno ignominia. Questo ricordiamo sempre, perché anche se non sempre questo appare nella vita terrena, ma sempre però accade presto o tardi,
perché anche accettare di subire l'umiliazione, di ignominia, di non essere compresi, di essere travisati, di essere diffamati, di essere calunniati, quando in coscienza uno sente che ha cercato, certamente anche nella propria imperfezione e miseria, soltanto di fare il bene, è sacrificio molto gradito al Signore, ed egli non mancherà di dare ricompensa e di rendere onore a chi ha subito a causa della sua bontà beffe o insulti. Ecco perché noi andiamo sempre avanti nel bene, come diceva Santa Teresa di Calcutta: non ti preoccupare di quello che dicono, non ti preoccupare se non lo apprezzano, non ti preoccupare se travisano le tue intenzioni, se tu volevi fare una cosa buona e te la attribuiscono, fa niente, tu vai avanti sempre e non ti curare di nulla, perché alla fine il bene vince sempre e Dio lo premia sempre, e se te lo misconoscono te lo premierà in tutti. Siamo dato, onorato, ringraziato ogni momento. Sì.